Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Siamo chiamati a dire prontamente con la nostra vita il nostro sì al Signore, e siamo chiamati a farlo allorquando Gesù passa il Signore nella nostra vita e ci chiede di convertirci, che non significa semplicemente cambiare strada, ma significa fare la strada con il Signore, seguire Lui. Tante volte siamo soliti dire: ci pensa il Signore. Significa piuttosto per noi pensare con il Signore, avere il coraggio, la possibilità, l'opportunità, coglierla, di andare con Lui dove Lui ci indica. E ci viene proposto proprio all'inizio di questo cammino che la parola di Dio accompagnerà in questo anno, ci viene proposta la chiamata, i primi quattro discepoli che Gesù chiama. Gesù li chiama mentre passa lungo il mare di Galilea e chiama i primi due fratelli mentre gettavano le reti in mare. Gesù chiama persone occupate, impegnate. Significa persone che sanno lavorare, che vogliono lavorare. Non chiama né inoccupati, né disoccupati, né persone che, noi diremmo, nulla facenti, cioè non stanno facendo nulla. Chi non si mette in movimento, il Signore non lo chiama. Ma quando noi ci mettiamo in movimento, il Signore ci chiama nelle attività che stiamo compiendo e ci invita il Signore a dare a Lui la priorità. Venite dietro a me. Vi farò pescatori di uomini. Vi farò diventare pescatori di uomini. Vi trasformerò. È l'amore che trasforma. È la grazia di Dio che ci cambia. E annota l'evangelista Marco: subito lasciarono le reti, non le hanno neanche prese, le hanno lasciate in mare, hanno abbandonato, c'è un'espressione tipica nostra, delle nostre zone siciliane, abbandonare baccherrizza, significa lasciare la barca, perdere barca, e tu una volta che li lasci non li puoi recuperare. Non è che puoi dire: vabbè, fra 2 anni ritorno e trovo qualcosa.
E lì le mareggiate si tira tutto. Il mare si prende quello che è suo e quello che non è suo. Alla fine si riprende tutto. Ma il Signore ci chiede di seguirlo. Cosa fanno questi? Subito. Mox. Immediatamente. Senza pensarci. L'opportunità della loro vita. Il Signore ci chiede di seguirlo subito. Non di pensarci, vediamo, mi faccio quattro conti, mi conviene, non mi conviene. Mi conviene, non so. Tante volte ci sono delle persone che fanno questione di calcolo. Il Signore va avanti. E ancora, procedendo, Gesù con questi primi due incontra altri due che erano con il loro padre. Stavano riparando le reti. E a questi due Gesù dice la stessa cosa. Li chiama subito Gesù. Non studia se sono capaci o non sono capaci. Gesù subito li chiama. Lo sguardo di Gesù è immediato. Noi tante volte siamo indecisi anche quando dobbiamo scegliere una persona per una responsabilità. Studiamo, valutiamo attentamente. La chiamata di Gesù invece è una chiamata che è sin dall'eternità. Il Signore ci ha già pensato. Subito Gesù li chiama ed essi abbandonano la barca e il padre, anche gli affetti più cari. Vedete, sono due le caratteristiche della chiamata, della vocazione alla vita cristiana e poi alla sequela a Cristi. Sono due. L'urgenza, subito, e la radicalità. Tu devi tagliare immediatamente col passato per vivere il tuo presente con il Signore. Ma non domani, oggi. E non pensando cosa farò domani. Non sappiamo se domani spunterà per noi il sole o se spunterà il sole e basta. Può darsi che entro oggi il Signore si decida e farà cieli nuovi e terra nuova. E noi stiamo seguendo il Signore? Chi stiamo seguendo? Cosa stiamo seguendo? Queste persone lasciano quello che amavano, il loro lavoro, la loro famiglia, per seguire l'amore. L'amore si segue. Senza fare domande. Queste persone non faranno domande a Gesù. Forse aspettavano l'amore. Quell'amore che non darà illusioni. Concludo con un brevissimo aneddoto sulla vita di Santa Matilde. Io sono innamorato di questa santa quando ho sentito la storia della sua conversione. Matilde era la figlia di un re. Era una principessa. E suo padre aveva già pensato anche a chi darle in sposa perché così si ampliasse l'impero. Ma lei si era innamorata di un fanciullo che non apparteneva alla famiglia reale, non aveva alcun titolo, non era blasonato, diremmo noi. E questa ragazza dice, ma a me non interessa, io scapperò con te. Si prepara a truscia, come si suol dire, quattro cose, perché era innamorata. E si erano dati appuntamento alle 5, dove c'era un lampione che veniva di solito un inserviente nel parco reale, lo accendeva e poi lo spegneva, lo accendeva la sera all'imbrunire e lo spegneva al mattino. Matilde arriva lì, ancora doveva albeggiare, e aspetta il suo amato. Si fanno le 5 e non arriva. Arrivati attorno alle 6, passa colui che spegneva il lampione e vede la principessa lì un po' infreddolita e dice, posso fare qualcosa per lei?
No, no, dice, no, vada, vada, non dica niente. E quella persona se ne andò, non disse nulla. Matilde continuò ad aspettare per qualche ora. E poi pensò, no, forse mi ha detto alle 5 di pomeriggio. Ed è rimasta ad attendere un po' nascosta dietro la siepe. Ma si fecero le 5 del pomeriggio e non arrivò nessuno. E lei si mise a piangere perché capì che era stata raggirata, era stata ingannata. Però aspettò ancora, non sapeva se tornare indietro, e ripassò nuovamente colui che accendeva la luce. E disse, Matilde, perché piangi? Che cosa aspetti? E Matilde disse, io aspettavo il mio amato, il mio amore. Allora Gesù si rivelò, era quello che accendeva la luce, e diceva, Matilde, sono io l'amore, segui me, sposa me, io sono il tuo amato, più di me non ti ama nessuno. E Matilde non tornò al Palazzo Reale, ma andò nel convento dove capì che cos'era il vero amore. Solo Gesù non ci inganna, fratelli carissimi. I discepoli hanno avuto l'opportunità di vedere il Figlio di Dio fatto uomo, nella sua bellezza, nella sua possenza, e si sono innamorati di Gesù, perché Gesù innamora, ma non inganna. E l'amore di Gesù ci lascia liberi. Seguitemi se volete, non impone nulla, però ci dice qual è la cosa che dobbiamo fare. E se noi la facciamo, la nostra vita diventa una festa, diventa una gioia. Penso a questi primi quattro, che sono stati i primi, le prime quattro colonne, la prima compagnia di Gesù, i primi a stare con Gesù. Qualcuno forse pensava di avere più credito rispetto agli altri. Non è così, perché Gesù non ha privilegi ad esclusione, ha dei privilegi ad inclusione. Nel senso che per lui siamo tutti inclusi, come un padre che ama i figli. Non c'è il figlio prediletto. Tra fratelli si pensa che ci sia qualcuno che è più amato. Io lo pensavo di mio fratello più grande, mia mamma vuole bene a mio fratello più grande. E mio fratello più grande pensava che invece mia mamma volesse più bene a me. Normale. Signore, supera i nostri pensieri. L'amore è meraviglioso. L'amore di Dio è stupendo, è come il sole che illumina tutti, e se tu esci a prenderti il sole non lo stai togliendo ad altri, né tantomeno il sole che illumina te può fare ombra ad altri, perché l'amore di Dio raggiunge tutti, e in quest'amore vogliamo chiedere la grazia di camminare, di vivere e soprattutto di seguire Gesù ovunque Egli vada. A Lui la gloria nei secoli dei secoli.